sarebbe magari un contrabbando, mi è piaciuto molto. No, prego facili perché. No, volevo dirti però che hai sempre una visione, cioè, divertente ma pessimistica alla fine, no? Perché mi viene in mente, lo so, cioè, c'è un po' questa impossibilità di riscatto nell'intelligenza, tra virgolette, cioè perché è così che la vedi, non. Cioè c'è un popolino e poche eccellenze che poi c'è non riescono a. C'è un popolino che si muove, no? E poche eccellenze che alla fine non riescono però a emergere come dovrebbero per cambiare magari le situazioni. Si racconta il dramma della vita, no? Quando si. Ah scusa, devo mettere il microfono. Può darci che tu abbia ragione, mi viene attribuito un sentimento di pessimismo, non so se ho capito bene. Io non so, io credo di essere una persona abbastanza normale, quindi in qualche momento divisa tra pessimismo e ottimismo. Può darsi che su questo film sia calata un respiro feroce, sinistro, che mi sembra promani un pochino anche dal nostro tempo, dalla società. Lo sforzo è semmai quello di non piangersi addosso, insomma il racconto della vita delle persone cammina, marcia su delle gambe anche autonome dallo spirito del suo autore, dei loro autori, come la vita, insomma, che è fatta di cose buffe, tragiche. Non saprei dire, per esempio, il suo autore mi veniva detto, ma da alcuni. Certo quel finale consolatorio ed altri, certo quel finale tragico che mi ha messo in te. Io credo che fosse entrambe le cose, così anche questo film, forse a tutte e due questi sentimenti, perché in un ritratto che mi sembra in effetti piuttosto dolente, penoso, di una condizione di lavoro e di vita, tanti ragazzi, di un ritratto, di una società feroce, infelice, il film si conclude con un pranzetto alla Garbatella tra quattro donne, umanissima, di tre generazioni diverse, diversamente ferite, che però trovano un momento di pace, di consolazione con il pollo arrosto e con un sorriso. E questo finale mi sembra quasi un auspicio, come se l'idea che il mondo possa essere salvato, un mondo così feroce, così, possa essere salvato dalla solidarietà, dalle persone più deboli in quel caso.